telespettatori, ci troviamo qui nella sede dell'Istituto di Formazione Evangelica e di Documentazione di Padova e abbiamo colto questa occasione delle giornate teologiche per intervistare il presidente, l'attuale presidente dell'Alleanza Evangelica Italiana, un organismo di cui adesso spiegheremo bene la natura e la storia. Il presidente eletto è Giacomo Ciccone, che potrà aiutarci a capire meglio come funziona un organismo così importante e storico del mondo evangelico. Allora, la prima domanda è proprio questo: se dovessimo descrivere in poche parole quando nasce e quali sono i passaggi fondamentali della storia dell'Alleanza Evangelica Italiana. Certo. E Alessandro, intanto ti ringrazio per questa domanda. L'Alleanza Evangelica nel suo complesso nasce nel 1846, quindi molti anni fa, e ha risposto all'afflato semplice di molti credenti evangelici di diverse denominazioni che, per rispondere alla chiamata e all'auspicio, alla preghiera di Gesù Cristo, in particolare quella evidenziata da Giovanni 17:21, hanno sentito il bisogno di rendere visibile l'unità della Chiesa. Questo è successo molti anni fa, quindi, come dicevo, nella metà degli anni del XIX secolo. Ma già in Italia, subito dopo, in quei decenni, c'erano sforzi, ricordiamo Gemonà, in questo senso, cioè l'aspirazione che l'Alleanza Evangelica potesse raggiungere anche l'Italia. E mi sembra che sia proprio del 1864, proprio un auspicio pensato proprio per il bel paese, affinché l'Alleanza Evangelica potesse unire quelli d'Italia. E in effetti poi cosa è successo? Solo nel 1974, quindi ci apprestiamo nell'anno prossimo a celebrare questo importante anniversario di 40 anni di Alleanza Evangelica Italiana, che poi corrisponderanno anche a 40 anni dal Patto di Losanna, quindi è il momento proprio del Patto di Losanna, quello che segna la partenza dell'Alleanza Evangelica Italiana. L'Alleanza Evangelica Italiana è andata avanti in questi 40 anni con alterne vicende, anche momenti difficili, ma poi anche con l'aiuto del Signore, per la grazia di Dio, trovando anche diversi risultati positivi, sia dal punto di vista interno della comunione delle chiese, quindi dei fratelli, dei credenti in Cristo, rigenerati in Cristo, perché evidentemente si parla di un'unità chiara del popolo di Dio, ma anche, questo in particolare mi riguarda a me solo marginalmente, ma riguarda principalmente chi mi ha preceduto, quindi chi si è impegnato nell'Alleanza Evangelica in precedenza. Faccio riferimento ad esempio a Roberto Martesi, raccoglie un'eredità, diciamo, molto importante. E a tal proposito volevo chiederti questo, appunto, in considerazione di questo lavoro importante che è stato fatto con l'Alleanza Evangelica da chi ti ha preceduto, se brevemente ci puoi dire qual è l'impronta che vuoi dare al tuo mandato e quali sono gli obiettivi a medio e lungo termine che sicuramente ti sarai dato nella guida di un organismo così importante. Assolutamente, io non sono un rivoluzionario, mi piacerebbe essere un riformatore con la R forse minuscola, però l'idea è ovviamente quella di una forte continuità con quella che è l'eredità che mi è stata data, ma ovviamente di portare avanti quelle istanze che devono essere portate avanti. Sul piano dell'unità della Chiesa in Italia c'è un lavoro enorme da fare. Noi paghiamo uno scotto che è legato alla situazione tipicamente italiana dell'evangelismo italiano, per evidenti ragioni storiche sulle quali adesso non mi soffermo, ma evidentemente l'Italia è un paese dove gli evangelici sono stati una minoranza e sono stati anche per molto tempo una minoranza perseguitata. Quindi, tra l'altro, l'Italia è il paese della culla del cattolicesimo romano, e questo evidentemente non è un fatto trascurabile.
Ci sono delle difficoltà in questo senso, vediamo però negli ultimi anni, quindi io vedo con grandissimo ottimismo il futuro, che l'Alleanza Evangelica possa raggiungere il risultato progressivamente insieme a tutti gli altri di rendere maggiormente visibile l'unità del popolo di Dio in Italia. Su questo lavoro si stanno già compiendo dei passi, siamo fiduciosi che anche la rappresentatività dell'Alleanza possa aumentare. Credo che questo necessiti sia di uno sforzo da parte dell'Alleanza, sia di uno sforzo da parte di tutto l'evangelismo italiano, che possa rendersi conto di questo grande patrimonio storico, internazionale e spirituale che è rappresentato dall'Alleanza Evangelica, che viene da molto lontano.